Ciao Johnny, ciao ragazzi. Sbarbatina prima di andare al lavoro oggi. Tanto io vado, tanto questo video lo mettiamo anche su YouTube nel nostro canale, che ricordo è un canale con Roberto. Ciao Giuseppe. Ho appena lanciato, creato l'evento per il gruppo d'acquisto dei video. Evento che, se non mi sbaglio, sarà operativo da domani. Anche se già consultabile, però dico, ho messo come evento inizio domani. E questo è un lavoro di Emidio. Ecco qua. Ci sono un rasoio che già avevamo presentato, avevo già fatto una barba con questo, è un 8 ottavi con il tagliente più piccolino. Questo è un rasoio proprio, non è mio, è di Emidio, che mi ha mandato per farmi, insieme ad altre lavorazioni che ha fatto, provare la qualità dei suoi lavori. Non c'è bisogno di dire altro, no? Non c'è bisogno di dire altro. Mi pare che il manico dovrebbe essere, boh, non mi ricordo, dovrebbe essere, ma sembra Bengay, no, non penso sia Bengay. Comunque, guardate la rondella, quando mi viene in mente il manico ve lo dico. Questa è la rondella che Emidio fa personalmente con degli strumenti creati da lui. Eccolo qua. Ecco, guarda, il rasoio che lui non brandizza, non ha brandizzato, perché lui non ha un logo, l'ha creato, e questa è una cosa che mi ha fatto molto piacere, appositamente per il gruppo d'acquisto. L'ha anche personalizzato per RP, ma ha creato un suo logo per il gruppo d'acquisto che farà per noi. E qua abbiamo come sapone Ibla, che ho fatto un'altra quantità, quindi saranno disponibili sul sito. Prodotto che sa sandaloso, diciamo. Ecco, prendo un pochettino col ditino e la metto nella ciotola, così, metto nella ciotola sul fondo. Andiamo a mettere un po' di acqua e andiamo a montare. Come pennello userò un pennello che mi è stato regalato come scambio di doni. Io mandai un Pantarei a lui e lui mi mandò una delle sue produzioni, James Ortega, che è un manico in legno. Eccolo qua, che è un Manchurian Two Band. Ciao Cyril. Ecco qua, andiamo a montare. Oggi niente pre-barba, direttamente così, pelle come mamma mi ha fatto. Ciao Ciro, già Ibla, sandalo, legni verdi e talco, e andiamo a farci questa bella sbarbata. Già qua vedete, questa fu una prima ciotola Sky che feci per me, non ho mai prodotto, poi lì si decise di metterla in produzione. Ricordo, per chi si fosse collegato adesso, che c'è l'evento di Emidio attivo da domani, ma già è consultabile nella sezione eventi del gruppo Rasoio e Pennello. Qua già abbiamo montato. E prezzi che partono da 3,50 fino a 5, pare 5,50, con possibilità di sconto sulle quantità. La differenza di prezzo dipende sostanzialmente non dall'acciaio, gli acciai sono sostanzialmente due, uno è C130, ma dalle molature che vengono proposte, e nemmeno dal manico, perché i manici sono 5 legni e sono intercambiabili tra di loro, e quindi diciamo un prezzario abbastanza semplice. Sia i metalli che le rondelle che i manici e i legni possono essere intercambiati tra di loro. Ovviamente il maker è a disposizione per eventuali impreziosimenti, chiamiamoli così, quindi delle personalizzazioni ulteriori da pagare, ovviamente a parte, a discrezione però sempre del maker. E andiamo a farci questa sbarbata. Il pennello in tasso, sì, è un two band, un Manchurian. Ecco qua. Sarà un 26 mm di diametro. Ibla, che è piaciuto, sono molto contento. Ovviamente è una produzione molto piccola, è una produzione di nicchia, anche perché, finito questo sapone che ho fatto rifare, parliamo di pochi.
pochi chili non ne farò più, non se ne faranno più. Sono produzioni, non so a che cadenza le farò, semestrali, trimestrali, non lo so, quando mi viene e trovo il sapone che mi piace, però piccole quantità, perché quelle sono un prodotto Ibla di nicchia. Non perché mi senta chissà chi, ma perché insomma, questo sapore qua posso fare. Non ho una produzione industriale e delle vendite che giustificano una tale produzione. Però sapone che monta, per gli amanti del sandalo, un sandalo particolare, era l'odore di mio nonno, o perlomeno ricorda sicuramente l'odore di mio nonno, che quando ero piccolino mi portava in giro per la Sicilia e mi faceva conoscere la Sicilia. Diciamo che per le uscite domenicali non ci mancano le mete. Poi quando cominciai a prendere la moto, quando avevo il tempo di poter girare, usavo la moto per raggiungere questi paesini, tra cui Ibla, che è un quartiere ormai, prima era città, ora è un quartiere storico di Ragusa. Johnny, scusa, ci sono tutti, ci sono già, ho scritto tutto, c'è un post a parte che vi prego di leggere tutto l'evento, ma c'è un post a parte in particolar modo che si chiama Post degli Ordini, dove là si commenterà con la scelta che si vuole fare del tipo di acciaio, tipo di lama, tipo di rondelle, perché Emilio permette anche la personalizzazione del tipo di rondella, ma c'è possibilità di lasciare decidere a lui, io poi preferisco non farlo scegliere tutto io. Diciamo che particolari come le rondelle, i pin possono essere scelti a mio avviso, così cosa che ho fatto, io ho già prenotato la mia lama direttamente su scelta dell'artista, sono presenze dell'artista, della scelta dell'artista nel prodotto, quindi io non vorrei toglierle. Ciao Cristian, ciao Donato, guardate qua, e questo è Ibla. Allora, così penso che vada bene. Ciao Andrea, il grande Andrea. E qua mi sporcherò sicuramente, ma che ci devo fare? La crema è troppa. Poi io perché uso le ciotole? Perché dove cacchio la metto sta crema? Vediamo se è così. Ci abbiamo un po' di reset. Ciao Marco, a posto Marco, se mi vedi qua vuol dire che sto bene. Andiamo, palmo di mano. E beh Fabio, il tasso dipende che tasso utilizzi, perché il Mustang non è morbido, cioè soprattutto il Manchurian, magari il Mustang è una via di mezzo tra Silver Tip e Manchurian, ma il Manchurian non è morbido. Poi se quel tipo di morbidezza per te risulta appunto troppo morbido, e allora cambia tipo di ciuffo. Cioè, magari sei più indicato per un maiale, che è naturalmente più duro, anche se il maiale che utilizzo io non è duro, un maiale sbiancato, quindi a me non piace il ciuffo troppo duro, però si può agire magari in base all'attitudine del cliente, alle preferenze del cliente, scegliere un ciuffo che sia più o meno presente in viso, non è che... Ecco qua. Una barbaccia malefica di un paio di giorni. Ecco qua, diciamo che sul taglio dei rasoi dei medio c'è da dire poco, perché tanti sono i maker e tanti sono bravi, io non discuto la bravura, ma posso discutere il taglio, perché sulla faccia il rasoio che io compro da un maker me lo metto io, non se lo mette il maker, o perlomeno se lo dovrebbe mettere prima il maker per capire se taglia, perché i rasoi oltre ad essere belli devono poter tagliare, se no
abbiamo comprato le tagliate dei fermacarte. Ciao Bruno, con le tue melanzane. Ti sento suonare? Ecco qua. No, non è il mio contropelo, questo è il mio pelo mi cresce così. Ora andiamo in contropelo. Ecco qua. Vedesse qua il lavandino quello che è. Ciao Ivan, ciao Monia. Ora andiamo in contropelo. Acqua calda, io faccio pre, durante e post in acqua calda. Ecco qua. Ora facciamo il contropelo e le rifiniture. Se avete ovviamente domande sul gruppo d'acquisto, ovviamente sono contattabile in privato, io come lo stesso Emilio che parteciperà attivamente al gruppo di acquisto. Questa sbarbata sandalosa. Ovviamente pensai a Ibra tempo addietro, ma ho deciso di proporlo in questo periodo perché, essendo al sandalo come nota predominante, è più indicato per questo periodo, anche se io mi sbarbo tutto l'anno con i saponi che a me piacciono, a prescindere dalle stagioni, ma diciamo che uno mediamente va seguendo le stagioni, io no. Ciao Carlo, una crema compatta, vabbè, io non commento più, la vedete voi stessi, e qua dentro ancora c'è ecco qua. Scoramellata di mano e andiamo di contropelo. Con la lama così tutto è più semplice. Mi piace la magliettina brandizzata. Questo è un omaggio di Francesco Mocci De Martis, che saluto e ringrazio. E lui fa questo di mestiere. Questa lama è come filatura eccezionale, sembra surfare sul mio viso, è un dust-off, mito dust-off, surfa, questa lama non taglia, fa il surf sul mio viso, guardate il codolo voi, questo qua con la lima lo fa, questo è mito, lavora con la lima. E ancora toglie, ciao Chicca, che gritta la tua mano, penso sui 60.000 Marco. Ciao Stefano. Ma quale calli? Io ce la parola da signorina. C'è la mano del ragioniere.
Ora andiamo a fare le rifiniture. Sempre acqua calda, eh? Almeno per me. Anche come finale. Poi ci pensiamo dopo a far stringere i pori con l'aftershave. Sto pizzo lo devo sistemare. E allora, andiamo a levare ancora dove si può levare. Lama che imperterrita ancora toglie. Si vede, eh? Guardate qua. Ecco qua, questa è una lama che taglia. Fate particolarmente cura pelo e contropelo qua, eh? se vi danno fastidio le camicie, per chi indossa le camicie molte volte fare il contropelo serve proprio per dare una crescita più regolare al pelo, che sennò tende ad andare ad incarnirsi. Almeno io ho risolto parecchi i miei problemi proprio con il contropelo. Ora andiamo a fare l'interno. Dovrei provare anch'io a fare rifiniture senza sapone. No, vabbè, ma diciamo che la pelle ancora ha l'effetto del sapone sopra. Almeno a me la mia pelle continua a scivolare. La lama sulla pelle, scusate, continua a scivolare. Diciamo che mediamente la pelle non si dovrebbe irritare. Facciamo l'ultima passata di cortesia con rifiniture dell'interno pizzo. Oggi me la sto prendendo un pochettino più comoda. La densità di questo sapone che poi ne dà la cremosità è buona, le dà la protezione ovviamente. Ciao Eric. E allora, andiamo a disegnare l'interno. Di non avere il pizzo storto come Roberto Santini, come con Sosa Tutti, perché intervieni sempre tardi, Eric? Questo lo conosci? Io non ti dico chi è, lo dovresti conoscere. Fabio, pure a me, anche a me dispiace per finito, ma dopo dovrei radermi il petto e il pupe per continuare. Pelle morbida, ditemi voi se vi sembra irritata, altro che multilam, io non lo so, noi dobbiamo fare un'opera di conversione a livello proprio mondiale per tornare alla rasatura tradizionale che dona questi momenti di rilassatezza a tutti nostri, anche se fuori da quella porta c'è casino, per me non c'è, io non sento nulla.
Ciao Natalino, e allora torniamo a elencare quello che abbiamo usato. Partiamo dal rasoio, che è del grande Emilio. Ovviamente è attivo il gruppo d'acquisto da domani, ma già l'evento è stato creato ed è consultabile. Eccolo qua. Mi pare che questo sia in RVL 34, se non erro. Boh. Perdono, non ho visto il fogliettino che mi ha legato Emilio. Mi perdonerà. Però, insomma, al di là di che legno è, guardate la finitura e guardate la lama, il taglio l'avete visto, diciamo che non aggiungiamo altro. Guardate la lucidatura che mantiene anche dopo, perché la finitura è questa, è lucido. Abbiamo usato come pennello un Ortega, James Ortega, che mi ha gentilmente omaggiato. Noto un po' piccolino per i miei gusti, però ha lavorato bene. Eccolo qui. Guardate che bello pure. Lavora bene James. E poi come sapone il grande. Grande come quantità, perché è bella grande. La ciotola Ibla. Ecco qua. Ricordo il sapone morbido. Il sapone morbido, sandalo, legni verdi. E sento anche molto talco. Per il resto, ragazzi, schiaffettini, che ci abbino con Ibla? Che ci abbino con Ibla? Qualcosa che non mi faccio uscire da questa stanza, qualcosa che abbia già qui. Bu, 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 bu. Io ci abbinerei un bei rum, per rimanere, insomma, in tema stagionale. Schiaffoni e mascate a tutta forza. Attingite. Il berum pizzica un pochettino perché c'è anche la cannella dentro. Poi questo qua è quello Pinot, che ho anche nel mio store. È uno dei più buoni. Ne ho due. Questo è l'Airit 9. Questo qua è ottimo. L'Airit pure. L'Airit secondo me è un pochettino più dolciastro, però questione di gusti. Li propongo tutti e due perché i gusti sono diversi da l'uno all'altro. E niente, ragazzi, ora sta tornando sulla cannella. Che sensazione, però, che sensazione. Lo schiaffetto alcolico ci vuole sempre. Bene, io vi saluto anche lui, anzi saluto anche me perché glielo devo rimandare, quindi lo salutiamo assieme. Mi dispiace, mi arriverà quello del gruppo d'acquisto che già ho prenotato io già ho prenotato. Niente, ragazzi, vi saluto, un abbraccio a tutti quanti, sintonizziamoci tutti sul gruppo di acquisto, per chi vuole, ovviamente. Non è che sono delle condizioni particolari che il maker, in questo caso Emilio D'Astolfo, fa per tutti noi iscritti. Mandala a me, ve lo mando a te. Ragazzi, un abbraccio, buon appetito per chi deve andare a mangiare, buon lavoro per chi come me andrà al lavoro, buon weekend per chi come Eric Rati non fa un cazzo la mattina alla sera e si rilassa sul divano. Ciao ragazzi!